Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi vedremo una tecnica avanzata per scontornare che in molte situazioni ci può essere di aiuto. Ricordiamo che già abbiamo scontornato l'albero nel tutorial appunto riguardo i vari modi per scontornare, quindi abbiamo un metodo professionale, ma in questi casi, ecco tipo questo di qua, può esserci utile questa tecnica perché è molto rapida. Abbiamo uno sfondo sì variegato, infatti con la bacchetta magica non possiamo far nulla, ma allo stesso tempo ha un'unica colorazione, un'unica tinta sul blu, di conseguenza possiamo fare qualcosa di molto utile. Quindi vi invito subito a non perdere i prossimi appuntamenti e iscrivervi al canale, e soprattutto perché voglio darvi una bellissima notizia. Dopo il successo di Fotomontaggio Pro, vi ringrazio intanto per i vostri bellissimi feedback che mi avete inviato, tra pochissimi giorni uscirà un nuovo corso, ma non vi voglio anticipare nulla. Vi dico soltanto di rimanere connessi, non solo su YouTube ma anche sugli altri canali. In questo modo non vi perderete il lancio, che sarà molto ma molto vantaggioso. Quindi immaginiamo che vogliamo scontornare questo bellissimo albero da questo cielo. Prima di scontornare vediamo subito di fare due accortezze. Sblocchiamo il livello sfondo, clic qua sul lucchetto, e mettiamo al di sotto di questo livello un livello colorato. Quindi CTRL COMMAND più clic su queste iconcine e andiamo a creare un livello sottostante a quello in cui stavamo. Quindi maiuscolo più F5. E andiamo a utilizzare il comando riempi. Applichiamo il colore con il seguente codice: F0A5CF. Ok, confermiamo. Quindi un colore abbastanza spinto, in modo tale che andiamo a vedere se lo scontorno è riuscito o no bene. Ora ritorniamo sul nostro livello. Ecco, la tecnica è molto molto rapida, quindi rimanete incollati e vediamo quali sono i passaggi. Clic due volte sul livello 0, quindi sul nostro sfondo da scontornare, e sappiamo che si apre il pannello stile livello. Non dobbiamo andare a applicare nessuno stile, dobbiamo rimanere nelle opzioni di fusione, ma quelle avanzate. Molti di voi probabilmente non conoscono nemmeno l'utilizzo di questo pannello, il che è veramente fondamentale. Allora, l'opzione che utilizzeremo è il fondisé, quindi noi fondiamo questo livello con quello sottostante. In qualche altro tutorial l'ho utilizzata questa tecnica. Quindi, se andiamo a mettere il canale blu, dato che lo sfondo è blu, e inizio a scorrere questo cursore, guardate un po' cosa vediamo sotto, il nostro livello 1, però così non va bene. Quindi facciamo un po' di zoom, CTRL più o COMMAND più, andiamoci a posizionare per esempio qui e ritorniamo al nostro cursore. Un punto buono che ho fatto già un test è 228, fino a qua va bene. Ora qua andiamo a vedere comunque che rimangono dei residui nei contorni di blu. Quindi rimanendo qua, quindi andiamo sul cursore, teniamo premuto il tasto ALT, clicchiamo e come vedete si spezza il nostro cursore. Questo creerà appunto una sfumatura, quindi andremo a sfumare questa, diciamo, selezione, e scenderei fino a 122. Non sono valori standard, ho fatto una prova poco fa e secondo me può andar bene. Confermiamo e andiamo a vedere. Duplichiamo il livello per vedere il risultato, quindi CTRL più J, clic due volte e riazzeriamo questo fondisé. Quindi vediamo prima, dopo. Come vedete è abbastanza interessante, possiamo ritenerci soddisfatti. L'unica cosa, l'unico problemino tecnico è che se io ho scontornato perché mi serve l'albero da utilizzare per un'immagine, voglio applicare un'ombra, vediamo che succede. Quindi clic due volte sul livello 0 e andiamo ad applicare un'ombra. Un'ombra esterna io dovrei applicare. Se clicco, come vedete, nonostante sì, qua è a 0, ok, aumentiamo. Andiamo a 88%, ma come vedete non c'è nessuna ombra.
Quindi andiamo a creare un'ombra interna per vedere un attimino cosa succede. Guardate un po' qua. Aumentiamo la dimensione. Guardate, praticamente il livello è come se fosse intero. Quindi non abbiamo realmente scontornato, ma abbiamo semplicemente fuso con l'immagine sottostante, ma l'immagine è quella, è sempre la stessa, è completamente intera. Quindi andiamo ad annullare questi stili di livello e vediamo una tecnica avanzata che permette di far sì che questa opzione che abbiamo creato col fondisè diventa un effettivo scontorno. Andiamo sul livello interessato, tasto destro, converti in oggetto avanzato. Ecco un altro vantaggio di creare oggetti avanzati, anche in questo caso. Guardate un poco, guardate qua, nascondiamo il livello sottostante ed ecco qua il nostro albero perfettamente scontornato. Se io adesso vado a creare, clic due volte, andiamo a creare un'ombra esterna, mettiamo un'opacità più scura, un'estensione maggiore e spostiamo l'ombra perché volevo creare un effetto di questo genere, magari su una parete, eccetera eccetera. Ecco, come vedete abbiamo scontornato perfettamente l'albero. Confermiamo, ma andiamo a capire, adesso è irrecuperabile, non è più una maschera. Qualcuno di voi giustamente potrà pensare, in realtà, come ho sempre detto, con l'oggetto avanzato tutto rimane salvato. Infatti, se clicco due volte sulla miniatura, andiamo ad aprire il nostro file .psb dove abbiamo salvato le informazioni della nostra immagine prima della conversione in oggetto avanzato. Infatti, se clicco due volte, abbiamo il fondisè così come l'avevamo impostato e possiamo recuperare lo sfondo come al solito. Vi invito per tale motivo a guardare il tutorial sull'oggetto avanzato. Ok, ritorniamo alla nostra immagine, rimettiamo il nostro sfondo al di sotto, magari abbassiamo un po' l'opacità dell'ombra che mi sembra realmente eccessiva. E confermiamo. Benissimo. Anche per oggi abbiamo concluso e vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e a mettere un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!